Salve a tutti, gente, sono Dave e siamo tornati su Minecraft. Oggi, come detto già dal titolo, al secondo episodio andiamo a fare una bella e intensa sessione di mining estremo, quel mining che tanto finisci quando sei strapieno di materiali importanti e ci daremo molto da fare. Non ho intenzione di esplorare ma di scavare, quindi scenderemo giù a tutto, magari se andiamo proprio a una cosa di solo, se proprio dobbiamo fare qualcosa, ma nulla di troppo impegnativo perché non mi carica subito i chunk. Visto che siamo all'altezza 5, io andrei direttamente a scavare davanti a noi questo tunnelone. Poi appena trovo la lama, mi fermo e inizio a scavare sui lati. Poi ovviamente vi mostro tutti i materiali, io rompo la prima fila dei blocchi e trovo subito del ferro. I materiali, ci conserveremo un piccone di ferro che utilizzeremo alla fine per raccogliere tutto in una volta. Per ora raccoglieremo solo e soltanto quello che troviamo lungo il tragitto, che ci dà proprio fastidio per camminare, e nient'altro. Come mai mi sto facendo al secondo episodio un episodio di mining? La spiegazione è molto semplice. In che senso, ragazzi? Questa non è una modalità hardcore, quindi non è una partita dove dici devi fare veloce, devi fare questo, devi fare quell'altro, ok? Questa è una survival, quindi a chi muoio, chi se ne. Cioè, perdo il livello, posso perdere qualche attrezzo, qualcosa, ma nulla di troppo importante realmente. Quindi la posso giocare più calma, quindi non farò un video al giorno come sto facendo con la serie hardcore, perché non ho così tanto da fare, non ho bisogno di rushare così tanto. Ho rushato il primo episodio per portarmi più o meno a pari di quello che avevo sull'altra serie hardcore, in modo da non annoiarvi troppo. Da ora in poi ce ne daremo un po' da fare, un po' alla volta, magari giocare un po' di più off camera, perché comunque non voglio annoiarvi quando, appunto, adesso vi faccio l'episodio di mini per fare un po' insieme, per chiacchierare e per annoiarvi un po' già al secondo episodio. Comunque, frequenza uscirà forse due, esagerato tre video a settimana, poi dipende anche da cosa c'è da fare. Se devo fare qualche costruzione grande, particolare, sì, può darsi che esce il terzo, se non il quarto video in una settimana e così via. Mi impegnerò sicuramente a durare il più a lungo possibile questa serie, almeno fino al prossimo aggiornamento importante, almeno una cinquantina di episodi vorrei farli prima per dare vita a questo canale che per forza maggiore mi sta morendo tra le mani, ragazzi, perché veramente il tempo è pochissimo e le risorse sono pochissime, quindi confido veramente nel vostro aiuto. Perché se voi mi iscrivete, mettete mi piace, visualizzate tutti i video, commentate e date visibilità a ogni mio video, è più probabile che i miei video vengano visti da più persone e così via. Quindi ve lo chiedo adesso, inizio video, al posto di chiederlo alla fine, perché alla fine nessuno mi caga mai. Iscrivetevi al canale. Commentate ad ogni video, anche per dirmi sempre la stessa cosa, commentate, perché solo con tanti commenti e veramente soltanto in questo modo i miei video possono guadagnare visibilità che poi mi permetterebbero di crescere, di fare video di qualità migliore, anche periodicamente, farne di più perché io, permettete, io al momento utilizzo un portatile per giocare, per renderizzare e per caricare. Non ho la fibra che abito, purtroppo, ma nel giro di un paio d'anni penso di averla, perché grazie al mio primo lavoro forse riesco a sistemarmi, andare via, forse, spero, più che altro in un paio d'anni, altrimenti chi se ne arrangiamo così. Io i video li metto a caricare di notte perché almeno utilizza tutta la banda senza interferenze, e quindi in 4, 5, forse qualcuno 6 ore, quelli più lunghi, riesco a caricare un intero video su YouTube. Per editare, meno male, quanto ci metto? Un'ora di registrazione, ci vuole un'ora di registrazione, di editing. Quindi io quando torno alle 5 di sera a casa dal lavoro, calcolate, una mezz'oretta, doccia, cucino, si fanno le 6 e mezza più o meno.
6, 6 e mezza, sì, più o meno quell'orario lì, mi metto al PC, cerco uno spunto, mi preparo le cose e inizio a registrare direttamente, si fanno le 8, 9, mentre non finisco di editare anche, e poi metto a renderizzare e finisce la mattina. Dopodiché, la mattina, molte volte quando non riesco, cioè quando riesco a metterlo la sera a caricare, la mattina, mentre la prima quando vado al lavoro metto a caricare il video, così poi quando la sera torno il PC è bello e pronto per un altro video. È intasatissimo che lo devo riavviare perché giustamente si riscalda, fa caldo, anche per il computer fa caldo, quindi immaginate questo perché ve lo sto dicendo, perché vi sto chiedendo una mano che voi potete darmi solo iscrivendovi al canale se non lo siete ancora, mettendo tanti pollici in su e commentando, vi ripeto, anche se dovete scrivere ad ogni commento la stessa cosa. Una volta si portava quella cosa che appena usciva un video, la gente quando andava a vedere il video non vedeva commenti, scriveva primo, giusto per lo sfizio di essere i primi a commentare. Fatelo, a me non dà fastidio, anzi mi fa molto molto piacere. Eccoci qua, alla prima fonte di lava. Quindi a questo punto si torna indietro, per un bel tratto non ho trovato neanche un po' di materiali, quindi non abbiamo avuto molto successo in questa sessione, però non ci possiamo comunque lamentare perché abbiamo trovato sicuramente del ferro che abbiamo già visto prima, e questo perché sta qua, chiudiamo questi buchi, almeno ho dato per terra, in realtà non abbiamo trovato quasi nulla, c'è del ferro qui. Un po' di redstone. È stata un po' scarsa questa sessione di mini. Ho consumato solo con i piedra completamente. E sta andando per la strada anche questo di ferro. Ok, qua abbiamo altre redstone. Sicuramente qua ho fatto un taglio perché sono stato zitto la maggior parte del tempo a scavare. Quando ho fatto una parlantina all'inizio, poi sono stato zitto per recuperare un po' di fiato. Mi sono anche allontanato un attimo per andare a bere, quindi immagino avete visto un bel taglio, anche abbastanza importante, e questi sono tutti i materiali che abbiamo trovato, niente di troppo importante a dire il vero, però oddio, niente di troppo importante, noi abbiamo consumato, ancora dobbiamo consumare il primo piccone di ferro, già ce lo siamo rimborsati, e ce ne siamo rimborsati almeno 6, meno 6 e non è roba da poco. Ora, visto che questa è la nostra discesa, io qui vorrei fare una bella stanzetta e quindi deve essere anche abbastanza ampia. Questo piccone se ne andrà qui per fare questa stanzetta appena arriviamo in miniera. Una stanzetta dove poi ci mettere una crafting table, delle fornaci per emergenza e così via. Una piccola base giù in miniera dovrà essere, no? Cose normalissime che dovrei aver già fatto, ma ancora non l'ho fatto perché adesso mi viene in mente di farlo. Diciamo che voglio sfruttare questo spazio che avevo già, appunto, per fare una bella stanza, perché poi comunque di qua dovrà esserci anche le varie partenze dei vari tunnel che farò, quindi più è larga, meglio è. O sbaglio, pensavo di dire giusta. Nel frattempo è andato giù un altro piccone di ferro e qui facendo questa stanza è stato leggermente sprecato perché appunto non ho trovato del ferro, mi si sta seccando la bocca. Ora allora, qui ci saranno altri tunnel, per ora saranno questi, poi considerato che qui ce ne saranno altri, quindi siamo una, due di qua, così. E poi dobbiamo studiarci come fare questi lati. Cioè, senza modificare nulla, sembra che l'abbia già fatto apposta. Ma in realtà è stato tutto un puro caso che il tunnel si trova, cioè che l'area che ho fatto si trova già fatta a misura. No, a noi non può fare che piacere, quindi dobbiamo solamente chiudere. E poi, man mano che facciamo i tunnel, ci riuniamo di conseguenza. Visto che di là già sappiamo che la lama non è troppo distante, dovrei farcela anche con un solo piccone, no, con un piccone no, però con i picconi di ferro che mi trovo dovrei farcela arrivare in fondo, o almeno spero. Io adesso mi metto qui a scavare quest'altro tunnel dove troviamo subito il carbone che raccoglieremo
la risposta e ci vediamo tra un istante, magari per il ritorno. Ok, ho appena piazzato l'ultima doccia, quindi a momenti sarei dovuto ritornare indietro e non vi nego che l'avrei dovuto fare il prima possibile, tornare indietro per andare a prendere appunto quelli che erano i pezzi di carbone che ho lasciato alle spalle, però fortuna vuole che abbia trovato dei diamanti accanto a dove prima ho trovato la lava. Quindi ragazzi, vicino alla lava ci sono sempre dei diamanti. Ora, fin quando c'è luce, mi faccio un attimo questo altro pezzettino giusto per andare avanti, in modo da ricordarci che di qua possiamo continuare. Il carbone è quello che avevo già, l'ho utilizzato per farmi quelle 8 torcine, perché pure su due pezzi strada facendo. Qui c'è altra lava davanti, speriamo in una pioggia di lava adesso, eccola lì, no? No? Una pioggettina di lava, no, eh? Una pioggettina di lava, dai! No, non era qua che volevo fare la pioggettina di lava, ma bensì qua. In modo che posso raccogliere in santa pace questa redstone. Tutta per me. Abbiamo la luce in fondo al tunnel. No, vabbè, adesso questo lo richiudiamo. Perché qui possiamo ancora proseguire. Nel frattempo si torna indietro. Questa è una goccia di lava. Sì, raccolgo con i materiali che ho trovato. Non ho trovato altri diamanti, solo quelli che ho mostrato. Ho detto, vabbè, abbiamo questa fortuna, io glieli mostro. Così poi torniamo indietro, visto che ho finito anche le torce. Ne faremo altre e mi vengo a fare un altro giro. Ho trovato sì dell'oro, quindi adesso il carbone sì l'ho trovato, però ripeto, ne ho trovati. Ho trovato una pietra sulla strada che stavo percorrendo. Ce n'erano giusto uno e due. Quindi mi sono venuto giù le mie 8 torce. Quindi non è che sono andato molto avanti. Qua stavo lasciando un pezzo di redstone e la cosa non mi sarebbe piaciuta affatto. L'oro ce lo scaviniamo tutto, che è molto importante. Anche se sarà molto importante che non appena inizieremo a fare i nostri scudi, i nostri carrelli e tutte le altre cose interessanti di Minecraft. Per ora non ce ne facciamo niente, se non esperienza quando lo cuociamo posso fare le mie d'oro e quando andremo a combattere il leader. Andremo a combattere molto presto, spero, anche se molti episodi non ve c'è, nel senso se giocherò off camera, sicuramente, anche se non ne sono sicuro, molte cose le farò per fatti miei, quindi voi vedrete direttamente quando vado a fare determinate cose e ne guadagnate di più, cioè nel senso perché il video io giocherò pure, voi vedete un quarto di video con tante cose fatte, magari belle spero. La redstone la sto raccogliendo tutta, anche se beh, già è tantissima, però magari non saprò che farmene, però la voglio raccogliere comunque tutta perché è molto bella per fare le scritte in aria, il blocco di redstone. Veramente mi piace un sacco come idea il blocco di redstone per fare le scritte in cielo, quindi la raccoglierò sempre tutta e utilizzerò quello per qualsiasi cosa devo scrivere, che anche se non è luminosa, però dà l'impressione di esserla, comunque quel rosso acceso, credo che la utilizzeremo molto in questa serie, almeno spero. Poi sarete anche voi a deciderlo. È l'ultimo piccone, quindi adesso arrivo in fondo. Continuo a scavare andando avanti, tenendo le torce, raccogliendo tutto ciò che trovo, mostrandolo anche, e poi appena si rompe si torna a casa. A scavare non può mancare di certo la redstone. Ripeto, raccoglierò sempre e comunque tutta in questa serie, perché ho intenzione di scarabocchiare scritte su tutto il mondo di Minecraft. Sì, stavo dimenticando di mostrarvi che ho trovato anche del bellissimo ferro. Con questo siamo a 37 blocchi di ferro grezzo, quindi andiamo a cuocere 37 lingotti, è una bella quantità. Ho trovato anche il nostro amato carbone, raccoglievo tutto, anche questo. Se ci serve spazio, mettiamo la pietra senza problemi. Andiamo avanti il più possibile. Vado a mettere la torcia subito dopo la mina di carbone. Ok, fino a qua va bene. Ora ci raccogliamo un attimo questo carbone.
Quanto ne abbiamo adesso? Io ho 26, cioè avevamo 20 prima di iniziare. Vediamo questa vena di carbone quanto ci ha fruttato. Facciamo finta che siamo partiti da 20, perché c'è un po' sul blocco, abbiamo preso sicuro, ma vediamo quanta importanza al numero preciso. È più o meno per capire circa quanto può contenere una bella vena di carbone come questa. 23 blocchi circa, 24 blocchi. Non è male, con fortuna potevamo tirare uno stacchettino senza problemi, quindi ci sta tutto. Subito per carbone troviamo altro ferro che non mi piace veramente, perché in mancanza di diamanti il ferro è il miglior materiale che c'è, veramente col ferro puoi fare tutto, se non il miglior materiale che esiste è il ferro, perché puoi rompere solo l'ossidiana, non lo puoi rompere col ferro. È potenziato il ferro, cioè, ma a parte che si distrugge facilmente se cioè, picconi di ferro così. Qua c'è il carbone, ma penso che il piccone ci sta se salutare. Voglio raccogliere almeno uno, perfetto. Ora un bel bottino, si torna a casa. Puntualmente io quando devo uscire dalla miniera è sempre notte. La prima cosa che si fa, si va a dormire e poi facciamo un breve esame della situazione. Quindi abbiamo 46 pezzi di ferro, andiamo a cuocere 10 pezzi di oro, mettiamo a cuocere, mettiamo questo qua dentro, i materiali dov'è che li abbiamo messi noi qua, buttiamo tutto qui dentro. Poi abbiamo un po' di blocchi da costruzione che appunto mettiamo questo, quanta pietra che abbiamo. Allora, avevo pensato, noi adesso siamo dei minatori esperti, no? Perché appunto abbiamo minato un bel po'. Quindi adesso ci facciamo un altro paio di picconi. La pala già l'abbiamo. L'ascia io non ricordo di averla. Se ce l'ho, se non ce l'ho è un problema. Devo farla. Problema per modo di dire, ovviamente si scherza, nulla è un problema in Minecraft con me. Ne faremo due. Perché adesso, visto che siamo in un episodio noioso, così, per così dire, annoiamoci ancora di più. Ok, cosa andiamo a fare? Di là noi abbiamo una miniera molto bella, però uno appena esce dalla miniera la cosa che vuole fare è andare al deposito a svuotarsi per avere un deposito, però abbiamo bisogno di tanto spazio, un bel deposito deve essere bello ingombrante. E quindi ho pensato a una di queste due montagne, o qui, addirittura al lato di dietro di qua, però ci sono tanti alberi, quindi sicuramente dovrei abbatterne un pochettino. Quindi, da dove iniziamo? Qui sopra già ci sta che ho abbattuto degli alberi quando ho iniziato appunto a giocare. Sì, penso di fare il lato di dietro. Ci sta lato posteriore della montagna, i posteriori a noi piacciono tanto, così ci facciamo anche un po' di legno, che noi non ne abbiamo neanche un po', e per terminare la casa ne avremo bisogno, anche se adesso non ne utilizzeremo per fare appunto quello che sarà il deposito lo farò tutto completamente di pietra rizza, proprio senza neanche cuocere, perché è un magazzino con i prodotti della miniera. Penso che lì ci sarà anche quella famosa fornace automatica che mi piace tanto fare, perciò faremo tutto molto velocemente. Gli episodi, come state vedendo, raga, stanno durando un po' di più, proprio perché è una survival. Già ho iniziato 10.000 serie da capo e quindi non voglio annoiarvi a vedere 40.000 episodi per vedere sempre le stesse cose. Quindi farò sì un po' di rush negli episodi, però sappiate che comunque dietro c'è molto molto lavoro. Penso di aver tolto tutti gli alberi del caso. Ora ci raccogliamo tutti gli alberoscelli che cadranno, cerchiamo di raccogliere i fiellini, tutti i semi, sperando che ci escano un bel po' di semi in modo da completare la nostra farm di grano lì fuori. Questa ghiaia, gravel, te la dobbiamo raccogliere. Vediamo un po' quanti alberi riusciamo a fare. Beh, li raccogliamo tutti perché comunque dobbiamo far rigenerare di nuovo gli alberi. E qua non devo cadere, vabbè, devo così, devo raccogliere altri alberi. Le mele non ce le facciamo scappare,
sono fondamentali anche queste. Adesso, con due pale, non so se riesco nel mio obiettivo. Allora, i 6 mini abbiamo lì. Il deposito dovrà essere leggermente incavato dentro qui. Però c'è anche da dire che non voglio che vada troppo fuori. Il tetto dovrà essere fatto con dei vetri, quindi diciamo, facciamoci una misura. Sarà scavato qui, in questo modo. Questa parete qui, che adesso sto scavando, la farò di pietra fino al sole, perché dovrà pure esserci un muro per mantenere la terra, no? Quest'albero, se darà fastidio, lo toglieremo. E ragazzi, a me non mi resta che abbassare tutta questa parte di montagna fino al livello di quel laghetto, dove appunto ci faremo il nostro deposito, più o meno. Diciamo che questo sarà l'obiettivo. Sto valutando l'ipotesi di portarmi una pala di diamante per ripulire un attimo questa zona qui, in modo da fare leggermente più in fretta e non avere problemi, perché già questa è terminata, perché è la seconda che termini un attimo, cioè in tempo record, porca miseria. Per sbaglio volevo piccolare questo carbone che ho trovato qui e ho colpito un pollo, povero pollo, mi dispiace tanto, non volevo ucciderti. Allora, mia intenzione del momento è quella di farmi giusto le pareti in questo episodio velocemente, dopodiché nel prossimo episodio vi farò vedere il magazzino già costruito, poi ve lo costruirò nel prossimo episodio con tutta calma, perché senti, se devo fare neanche in questo episodio velocemente vi farei uno schifo, cioè se volete video di merda, cioè no, il video, perché comunque il video ormai è bello come video perché ho fatto un bel po' di cose, però il deposito mi verrebbe veramente bruttino farlo adesso e quindi vorrei evitare. Adesso mi scavo qui tutto intorno, mi faccio il muro di pietra che gira intorno, che poi saranno anche le pareti esterne del nostro deposito, e poi alla mezza altezza più o meno ci sarà il vetro come copertura, come per fare entrare la luce. Penso che sia una cosa carina. Almeno così credo io. Se arrivasse qualche mob non mi fa paura come quando gioco in hardcore, perché appunto vi ripeto, raga, morire adesso significherebbe solo rotture di scatole e poi dover tornare qui. Lo spawn l'abbiamo settato sul letto, è vero, li potremmo trovare altri mob perché dietro la casa non c'è nulla, però cioè non c'è illuminazione, ma a noi poco importa, veramente importa poco. Quella casa non penso che la terminerò mai, perché se metto a fare tutto qua non dovrò fare tante stanze, allora farò sempre una casa bella, veramente non so ancora come farla. Ad esempio qui adesso maialino, che sarà la stessa linea del burro, perché già l'ho colpito 3 volte col piccone, quindi penso che un altro colpo, massimo 2, morirebbe. Però se non si toglie dalle scatole tutta la buona volontà che c'è, che non voglio ucciderlo, perché tanto adesso abbiamo il campo di grano che ci frutterà veramente quantità industriali di cibo, quindi non penso di dovermi servire di questi poveri animaletti. Animaletti farò qualcosa di particolare, qualche stalla, qualcosa per ognuno di loro, penso. Considerato che già abbiamo con noi un po' di pietra di questo tipo, allora qui comunque il muro dovrà esserci, no? Magari lo faccio partire un po' dopo e così via. Ok? E ci facciamo tutto il giro, ok? Eh sì, alla fine l'ho ucciso con un blocco di pietra, quel povero maialino, eh? Mi dispiace un po', però dovevo farlo, l'ho beccato con le scatole, quindi qui ci fermiamo qui, ovviamente. E qua si sale un po' prima in questo modo e vediamo dove arriviamo. Ok, più o meno abbiamo un'idea di com'è che dovrà venire questo nostro video, carissimo. Togliamoci un po' di terra da qui, in modo che ce la ritroviamo per quando dobbiamo fare il nostro orticello ancora più a cambio. E poi un attimo questa pala, che ormai già è arrivata quasi alla fine della sua vita. Sì, alla fine della sua vita. Ragazzi, questo avrà più o meno una forma. I depositi saranno messi più o meno a L, nella chest, perché ho intenzione di fare cose diverse dal solito in questo episodio, in questa serie. Spero che vi piacerà molto l'idea. A me già come
sta venendo nella mia mente, piace veramente tanto, quindi spero che sia lo stesso per voi nella realtà. Ci troviamo consumando i diamanti perché devo fare una pala per spianare là, devo fare un piccone perché sicuramente questi non basteranno. Mi faccio anche la zappa per fare la cosiddetta missione e almeno abbiamo sprecato tutto ciò che c'era da sprecare, no? È stato veramente un grande spreco, però almeno nel prossimo gioco abbiamo qualcosa da fare. Faccio di chiude, prendo questi 8 semini, non sono molti, spero che mentre vado lì che li pulisco un altro po' qui ne trovo altri. Devo riempire se lì è nato qualcosa, tanto di guadagnato. Altrimenti pianto solo questi che ho trovato strada facendo. Andiamo a vedere, dai. C'è un bel po' di pianto di raccolto cresciuto. Ho rotto quello sbagliato perché c'era il pollo qui che vuole mangiare, io lo ammazzo. Qui ci manca un di grano perché non lo so se qualcuno se l'è mangiato, io lo ammazzo. È bello. Signor pollo, io non posso adesso, non posso sfamarti adesso. Vedi? Sono finiti. Ok, no, se non posso sfamarti adesso, Silvio, tu cosa vuoi? Ma ha spruzzato? Ha spruzzato? Mi ha spruzzato questo stronzo. Dettagli. Polli, vi faremo presto una farm, anche per voi. Forse con voi la farò un'automatica. Penso, quasi sicuramente. Ammesso che si possa ancora fare, che funzioni. Comunque, adesso vado a posare le cose. Per questo video abbiamo chiuso qui, anche se mi siete rotti un po' le scarpe. Oddio, non avevo capito che cos'era. L'ho collegato dopo, che era il mio pesciolino qua dietro. Pensavo, oddio, chi c'è dietro casa a rompermi le scatole? Invece non c'era nessuno. Meno male, direi, aggiungerei. Questo si butta tutto qui dentro. Il fiore non andava qua, dove andava a stare qua il fiorellino. Fiorellino, fiorellone, quanti ne siete lì? Il grano non va qui, non va qua, la la la. Ci vediamo nel prossimo episodio. Come vedete nel video, spolliciate, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.